Ciao a tutti, Salve, qui ExinkoStar che parla. Oggi siamo qui con un nuovo episodio di Pokémon Discovery. Sì, a quanto pare non possiamo entrare qui dentro perché avevo avuto una speculazione. Cioè, il tizio che si è entrato qui dentro si è chiuso a chiave appunto dall'interno. Quindi noi come facciamo a entrare se non abbiamo la chiave, se si è chiuso dall'interno? Un'altra cosa che ho scoperto, che avreste dovuto capire dall'episodio scorso quando ho cercato di catturare Zigzagoon, è che non possiamo catturare Pokémon per colpa di un bug. Quindi... sì... niente Pokémon per ora. Proprio un po', magari più avanti... Komor! Ciao Komor! Qualcosa mi dice che inizia a essere underlivellato. Cosa faceva Solletico? Che non ricordo. Ah, diminuisce l'attacco e la difesa. Divertente. Divertente come al solito queste mosse. Basta, ti prego, ti prego, ti prego, basta. Fallo per Gardenia. Lei ti vuole bene. Lei fa parte dei giardini Prato Fiorito. Vabbè. Per fortuna in terza generazione le mosse tipo erba venivano considerate tutte speciali e quindi fanculo. Ah, ecco appunto, questo si fa male. Uh, 17. Spora, eh? Spora, allora abbiamo... No. Preferisco tenermi Sand Attack. Bene. Per il momento va tutto. Pokémon selvatico. Un Weedle. Quindi questo Weedle ci insegnerà come... come creare Pokémon Xenoverse. Perché se lo chiede, no. Non farò un let's play su Pokémon Xenoverse quando uscirà. Non lo farò perché quando uscirà ci sarà YouTube pieno di gente che si fa il video. E quindi non, io non ci vedo il senso di farne uno anche io. Non ce ne vedo il senso. Perché tanto andrete tutti a vedere quello di gente più famosa che appunto li sa fare meglio di me. E quindi sì, per me sarebbe molto inutile. E poi sinceramente, ad essere sinceri, cioè ve lo dico giusto adesso, questo qui Pokémon Discovery potrebbe essere l'ultimo let's play che faccio su un gioco Pokémon, giusto perché iniziano un po' a stufarmi. Cioè questo sì mi sta piacendo, non sto dicendo che questo lo sto facendo con controvoglia, mi sta piacendo un casino. Però comunque non è che più avanti ne potreste vedere ne altri. Sì, possiamo. Come faccio a fare un lotto in doppio se è soltanto un Pokémon? Non la faccio, semplice. Allora, ti avrei Pokémon tipo roccia, vero? E ovviamente non ha Pokémon di tipo roccia perché... ti prego, dimmi che non è mosso tipo veleno. Vabbè, assorbimento... e assorbimento, mi piace succhiare. Muori e torna a farti fumare. Perché no, Oddish non sembra l'erba. Non per niente. Ah, alcuni sono una lotta di seguito quando non è un Pokémon. Quando è solo un Pokémon. Adesso che ci penso. Oh, ciao Gary. Quando tipo io... ci sono le gemelline in Pokémon tipo Smeraldo e ho solo un Pokémon, me le sfido una a una oppure non le sfido proprio? Dovrei provarlo. No, niente Sand Attack, ti prego PJ. Brava Gardenia che tipo ha gli occhiali a raggi X. Ah, non era solo un Pokémon, bene. Oddio, mi sono accorto adesso che è un Pokémon tipo volante. Shit, non crittarmi. Brava Gardenia, che attacchi. I love you, Gardenia. Che poi
Leafeon è uno dei pochi Pokémon che ho come pupazzetto. Oltre a lui ho, come cavolo si chiama, Mudkip, ma non è un Jolteon. Perché sì, perché io poxo. Oh, quindi andavo per forza sotto. Quel tizio sembra importante. E ovviamente non potremmo andargli a parlare perché ci pare sto Champman. Certo, Champman. Bravo Xinko. Yeah. Tu verrai. A proposito, ho detto una cosa che tipo da un casino di tempo che non porto tipo serie su Showdown oppure lotte a wifi. Sinceramente competitivo mi sta un po' stufando. Si sta così bene qua fuori. Mi sto godendo la brezza. Non so quanto mi piacerebbe godermi la brezza. Peccato che qua non ci sia la brezza. Qua, se vai fuori, cioè, qui in Inghilterra, se vai fuori, muori congelato. Anche se è piena estate. Ciao Xinko, anzi, ehi Xinko. Volevo fermarti prima che entrassi in Berry City. Ho visto che hai sconfitto delle persone piuttosto forti da quando siamo arrivati qui. Che ne dici di fare una battaglia per vedere chi è più forte? Facciamolo. Va bene. Shipmate. Trampinch. Io volevo un Trampinch. Però per colpa di un bug non possiamo avere un Trampinch. Devo affidarmi a Gardenia per il momento. E il fatto che livellerà come un'oppressata, boh. Grovyle, ecco, questo potrebbe essere complicato se è tipo una mossa tipo Coleottero. Non iniziare a diminuirmi la difesa, ti prego. Ecco. No, non mi fa. Però il prossimo colpo fa più male. Che oggetto Lauramberry. Perché te hai le abacche io no? Io mi sa che ce li ho le abacche però non ho voglia di metterle. Mi conosco fin troppo bene. Meo. No, dimmi che non è mosse che sono super efficaci. Scratch, vabbè. Grazie alla mia difesa. Dovrei provare lì fa un difensore fisico. Però non ho voglia di giocare una lotta competitiva. Cioè, ho voglia di buildare team, però non ho voglia di provarli. E questo è il fatto. Questa era una bella battaglia, Xinko. Ho un casino da. Cioè, devo migliorare ancora di più se voglio di sconfiggerti. Aspettati più difficoltà nella prossima sfida. E sii pronto. Ci vediamo, Xinko. Dimmi che non devo usare flash. Ehi, Xinko, questa caverna è molto scura. Sapevo che ti avrei trovato qui. E voglio aiutarti ad uscire. Prendi. Lanterna. Ecco fatto, adesso è molto luminoso e puoi andare nella Berry City. Ti ringrazio. Ciao vecchio. Vabbè, quindi dobbiamo cercare una roba. Io tanto non la cercherò perché sono svogliato. Geodude. Hey dude, battuta fatta da 1000 persone, quindi io non dovrei fare battute già fatte da 1000 persone, quindi perché sto dicendo ancora 1000 persone? Ragazzi, fatte da 1000 persone challenge, ossia bevete un bicchiere pieno d'acqua ogni volta che io pronuncio la parola 1000 persone. 1000 persone. Ciao. Io non ci tenevo ad essere stuprato, ma ok, a quanto pare. Perché Pokémon tipo veleno? Perché? Pure Intimidate, grazie.
ti voglio bene anch'io, gioco. Ci scommetto, ci scommetto. Oh! Che sia... Che abbia interrotto la maledizione? Che abbia davvero interrotto la maledizione? Ragazzi, abbiamo interrotto la maledizione. Non ci hanno avvelenato. Ho interrotto la maledizione, ragazzi. Bigreal. Questo sarà un problema, dato che ha... Che ha due tipi che ci danno fastidio, sia il Coleotter che il veleno. Sperando che non abbia nessuna mossa di quei... Sì, sì, vai, attaccami 5. Ah, che culo. Oggi sto avendo culo. Su questa Chrome, ovviamente. Basta. Ti prego. Basta. Dai, perché devi per forza attaccarmi 5 volte quando crit? 2 critical hit e 5 volte. Bene. Muori. Dun 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 dun. Allora, sì sì sì. No, dove sono le mie altre Pokéball? Qualcuno te le ha sturbate. Sei stato fortunato che non mi mancava il mio terzo Pokémon, altrimenti ti avrei distrutto. Ha ragione, perché comunque siamo finiti con poca vita, molta poca vita. Ok, bene. Io dico di tornare indietro, perché appunto... Oh, Drillbull. Perché appunto, per colpa di quel bug, non possiamo aprire la... lo zaino e curarci. Quindi le Pokéball che ho sprecato sono sì sprecate. Oddio. Questo sarà un problema. Un grosso problema. Ditemi che adesso che sono uscito non mi tipo... Non mi dica... Ehi, sei uscito. Devi riattivare la lanterna. E per attivare la lanterna devi andare nel... nella borsa, perché se fosse così, allora sarebbe una cosa da stronzi. Da grandi stronzi. Che poi sul... Che palle, il fatto che sono sul NOS GPA. Non posso velocizzare, è una cosa che dà fastidio. Si perde un casino di tempo. Cioè, per scappare ci ho messo, boh, quanto? 30 secondi? Se avessi avuto l'acceleratore ci sempre messo... 10 massimo. Tu-tu-dun. Ok. Torniamo nella caverna e prepariamoci a sconfiggere il male. Anche se non c'è nessun male, dobbiamo soltanto andare a Berry City. Perché lo sto dicendo come se fosse una città fantasma. Non ne ho idea. Certe volte dovrei farmi portare da uno psicologo. Yamma! Yamagasi ci avrebbe fatto comodo. Tanto. Tanto comodo. Spero che ci tipo ci regalino qualche Pokémon. Ti prego. Oh, è già così. Bene. E adesso muoviti per favore di... Prego, ditemi che non è quel Diglett. Grazie a Dio non lo è. No, oh, siamo già arrivati. A quanto pare no. Odio le caverne in Pokémon. Le odio. Repellente che non possiamo usare. Mi sono accorto adesso che c'era il mouse in mezzo allo schermo. Questo canale è così professionale. Perché ho unito la pronuncia inglese con quella italiana? Avrei dovuto dire professionale oppure molto professional. Invece adesso, invece ho detto professionale. Che cazzo sta succedendo? Perché cosa faccio nella mia vita? Oui, oui. Huh? Huh? Ah? Perché un Wynot vuole sfidarsi? Perché questo Wynot ha... Ok. Shhh.
Va bene, Razor Leaf. Tanto non viene considerato come una mossa fisica. Shottato. Perché un one out ci ha attaccato così a caso? Oh, ah, questa è la cosa che stava cercando il vecchio di prima. Però dove è andato quel one out ancora la roba? Ti mando quel pa. Ci ho provato. Prepare to die. Va bene, vediamo un po'. Allora, ragazzi, se vinco io, esci le min. Se vinci tu, esci le min. Quindi, a te la scelta. A te la scelta, ragazzi. Esci le min, oppure esci le min. Moff the Gardeni. Questo Let's Play potrebbe essere più difficile di quel che avevo pensato, perché non possiamo usare strumenti battaglia, non possiamo catturare Pokémon, e dopo che è finita una battaglia non possiamo curarci. Quindi sì, bello, molto molto bello, mi divertirò tantissimo, soprattutto quando magari mi ritroverò gente che mi avvelena o che pur utilizza Frapp. Oppure Pokémon che mi danno. Vabbè, mi hanno perso. Perché il suo prossimo Pokémon scommetto che non lo shootiamo. E il suo prossimo Pokémon farà sicuramente più di 14 danni. Magical Leaf. Oddio, qual era la differenza tra Razor e Magical? Fa più danni e non può missare, ok, quindi da, vai. Però questo può crittare. Razor Leaf può crittare, vabbè, chi se ne. Adesso è un po' come tipo fuoco. No, Zubat, anche peggio. In questo caso dobbiamo andare di culo. E dobbiamo fare appunto gli spronzi. Bene. Adesso dobbiamo sperare. Dobbiamo sperare. Oddio, ragazzi, potremmo farcela. Ragazzi, potremmo farcela. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Vabbè, però adesso possiamo uscire. Adesso esci le minne, vero? Perché non esci le minne? Ehi, girl. Exi de minne. I want the minne. Why don't you show the minne? Minne, minne, minne. Oh, nessun Pokémon, che culo. Ok. Forse dovrei tagliare quando tipo torno a curarmi, così almeno non vedete cose brutte. Sì, prossima volta taglio. Comunque, che cosa brutta dover tornare al centro Pokémon, tra virgolette, dopo ogni lotta. Una cosa che dà fastidio. Che poi magari adesso vado a vedere negli altri Let's Play e si scopre che soltanto da me c'è questo bug. Se fosse così sarebbe una cosa brutta. Molto. Molto brutta. Dai, perché devo anche incontrare Pokémon? Un fletching. Mi arrivano immagini di Kotori da parte di Speed. Grazie, grazie Speed. Tanto è inutile, la mia waifu è Asuka, rimarrà Asuka. Non la cambierò per Kotori, anche se Kotori è altamente kawaii de su. Oh mio Dio, perché l'ho detto nel video? Adesso ci saranno Checco. Chi altro? Chi altro è che si metterà a scrivere nei commenti? Boh, altra gente. Che bello. È bellissimo poter predictare le cosa scriverete nei commenti, perché così lo dico nel video
E così quando andate a scriverlo non vi sentite soddisfatti perché io già me lo aspettavo. È una cosa bellissima, perché così i commenti che non voglio che vengano scritti non verranno scritti. Cioè, i commenti che in teoria dovevano essere scritti non verranno scritti perché io vi ho predictato. È una cosa stupenda. Dovreste farlo con i vostri canali quando tipo fate qualcosa per sbaglio, tipo boh, fate una cazzata e così. E dite... Ah, bene, adesso nei commenti me li riproverò intasati di gente che scrive questo, questo e questo. E quindi sì. Bello. E adesso che ho detto questo non ho più il mio segreto. No, te non ti sfido. Porco. Vabbè. Vabbè. Penso di chiudere l'episodio appena e se usciamo dal... come si chiama? Dalla caverna. Vai, Magical Leaf. Dovrebbe shot up. Crit. Dun 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 dun. Tanto... Sì, bla bla bla. Tanto ti ho fatto il culo e quindi adesso mi dai i soldi. Te non sono ragazza e quindi non esci manco le minne. Un motivo in più per ucciderti. Perché non posso ucciderlo? Why? What have done it wrong? Geodude. Scappiamo. Con quei selvatici scappiamo così almeno cerco di diminuire il più possibile questa. Chi sei? Certe volte mi piace venire dentro questa caverna. La trovo un posto silenzioso per ascoltare tutti i suoni e i pianti. Che a volte piango con loro. Ho perso tutta la speranza di andarmene da questa landa. Ok. Facciamo finta di non aver visto nulla, sentito nulla, è così. Quanto vorrei usare quel repellente. Però se lo uso mi va in black screen. Il nostro GBA. Magari scopro che è un problema col nostro GBA. Giuro che se scopro che è un problema col nostro GBA mi stupro male. Lo giuro, perché se la gente mi dice prova il Visual Boy, ho provato il Visual Boy, ok? Non sono idiota. L'ho provato. Io mi trovo benissimo col Visual Boy. È la prima cosa che ho fatto da quando ho voluto provare questo a Chrome. La prima cosa che ho fatto è stato appunto provarlo sul Visual Boy. Ma per qualche strano motivo non me l'ho fatto. Oh, un Machoke. Quanto è patetico. Già, forse dovremmo evocare lo script Pokémon di nuovo e tormentare questo Machoke ancora. Taci, stupido Pokémon. Ne ho abbastanza di te. Hai ragione, uccidiamo questa cosa. Avevo detto che facevo il buono, quindi help Machoke. Che cosa? Uccidiamo questo idiota. Uccidiamo anche questo idiota. Va bene, vediamo di cosa sei in grado di fare. Pucciene e Grillbur. Come? The fuck? Perché ci sono due Cardenia? Perché ci sono due Cardenia? Perché ci sono due Cardenia? Perché? Perché? Stupido, stupido fortunato. Fa lo stesso, guarda questo stupido Pokémon. L'ultimo respiro di questo stupido Pokémon. Questo Machoke sta sanguinando davvero tanto. Sta respirando senza... Come si chiama? Consciousness. E quando non sai ciò che stai facendo, cioè tipo... Ecco, hai perso i sensi, senza sensi.
Devo aiutarlo velocemente, ma come? Ah, una pozione andrebbe bene. Ovvio. Oh, un love point. Yes! Sì! Abbiamo un Machoke, bene. Abbiamo un Machoke nel team. Abbiamo un Machoke nel team. E prima di fare qualsiasi cosa, tipo andare a andare a fare lo switch su Machoke che magari mi si bugga, faccio così. Prima shotto questo Sheldon per ottenere qualche punto esperienza in più. Ok, speravo di salire di livello. Poi salviamo. Sì, Mofte. Per favore, Mofte. E adesso andiamo a vedere Pokémon. Ok, al 25, Summary. Allora, ragazzi, Cartezza, Smintos, Forsyter e Vendetto. Va bene, dato che sei il 25 ti tengo dietro. Oh, ci siamo, ragazzi. Ciao ragazzino. Benvenuto a Barry City. Non toccare nulla. Seriamente. Non toccare nulla. Ok. Mi ho toccato qualcosa che è da dire, mo. Ma. Ok. I papa, ya papa. Vabbè, che nome strano e inusuale. Quelle due persone sono sicuramente non dovrò parlare con loro. Perché, per come faccio a capire quale di queste case è la casa dove posso questa? Questa. Perfetto, salvato. Concludiamo nel cestino perché sembra essere pieno. È pieno, ma a quanto pare non posso controllarlo. Quindi siamo qui a Barry City, finalmente. Nel prossimo episodio avremo gente da parlare e altre cose. E niente. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Bye bye.